Così condividevo con... è che non riuscivo ad esprimere in italiano, no, quello che volevo dire, perché... Ecco, come lo vuoi dire? È mind-blowing. Mind-blowing? Yes. Che sarebbe? E adesso mi sfugge la parola in italiano, però per dire una cosa che ti spazza via la mente, non so... Adesso non mi viene proprio la parola, in italiano mi spiace, c'ho una carenza lessicale. Vabbè, in questo istante. Se però ascolto e sa cosa vuol dire mind blowing, noi siamo... Però vuol dire questo, insomma, è una cosa positiva, cioè una cosa buona. Sì, assolutissimamente, molto buona. Mind blowing mi viene in mente che il cervello, la testa si scioglie a sentire. Sì, è così. Molto volta io. E quindi, sì, era molto rilassante. Io, sinceramente, mentre tu suonavi, mi sono andato a vedere un po' dove trovarti, no? Quindi se noi andiamo su Facebook o su internet e scriviamo Gabriele Scalatti, tu c'hai la tua pagina e, sì, dove ti si può contattare, sì, lo riconoscete perché sulla copertina c'è appunto Alex Usai, c'è lui, c'è, sì, anche il mitico Alex Chirichetti, sì, che ne salutiamo, di Vipers Trio, sì, sono, sì, pazzeschi loro. Sì. Tra l'altro il bassista di Vipers Trio l'ho visto proprio al Fermento l'altra sera, bravo, che faceva la Jam Session. Sì, sì. Ragazzi, se volete avvicinarvi alla Jam Session per suonare, andate in locali di Milano, guardate cosa succede, c'è qualcuno che lo fa, non sì, è vero, sì, che, sì, che non esiste questa cultura. O se no seguire quello che fa ad esempio l'Italian Blues River, cioè... Per esempio. Sì. Diamo altri riferimenti, dove possiamo trovarti oltre che su Facebook? Ma ho un canale YouTube. Il mio profilo è Scaraguitar. Scaraguitar? Sì, Guitar. E... Ok, aspetta che lo scriviamo anche noi. Prova. Ah, no, l'ho cambiato recentemente. Mi sa che Gabriele Scaratti adesso, non è più Scaraguitar. Anzi, c'è questo intanto. Vai, t'ascolto, poi come ti trovo ancora? E dopo... Tu a Caravaggio. Beh, sì, a Caravaggio. Non allo Studio Z. No, su Twitter, Scaraguitar, quello sì. Ti ho trovato. Allora, se vai su YouTube e cerchi Gabriele Scaratti, il nome della tua pagina è Gabriele Scaratti. Ah, ok, grazie. Ma l'hashtag finale è Scaraguitar, quindi se volete cercare quella pagina è youtube.com/user/Scaraguitar, trovate la pagina. Però, e lì ci sono tutti i video, sì, di Adriano, perché praticamente li fa tutti lui. È vero, è vero. Ritorno
a dire in diretta che c'è con noi Adriano Siberna, che è un emblema della macchina fotografica e dei video del blues. Io con l'altro programma che conduco lo becco sempre, mi fa molto piacere perché poi ti fa delle fotografie, ragazzi, che fanno vedere l'anima di quel concerto, quindi ne vale veramente la pena. E, sì, guarda che sono cattivissimi, stanno chiedendo online il tuo numero di telefono. Sì? Cioè, vabbè, non lo diremo, non lo diremo. Vabbè, però è bello, voglio dire, no? E questo è bello. È molto bello. Che non mi hanno mai visto dal vivo, cioè considera questo, No, abbiamo postato le tue foto. Hai messo le foto? Pensavo solo dalla voce, volevo... Cioè, sì, pensavo avessi creato sicuramente questo. Sicuramente per quello. Sei un puto. Ti abbiamo fatto vedere anche i nostri amici, quindi muove per andare a giocare. Ah. Il suo canale di YouTube lo stiamo postando in questo momento sulla nostra paginetta, e, sono le 23:53, possiamo lasciarci con una promessa, quella che ci verrai a trovare? Assolutamente. E dire se ci sono delle date a breve? Sì, niente, tra poco avrò una data abbastanza importante, nel senso che non è ancora ufficiale ma ufficiosa, però sta andando verso l'ufficiale. Non volevo dirlo, però lo dico perché è un sogno che realizzo. Dobbiamo dirlo, sì. Lo diciamo, dai. È un sogno che realizzo perché è stato uno dei miei primi idoli e lo è tuttora. Probabilmente il 18 aprile aprirò il concerto di Rudy Rotta a Corsico e niente, io non sto più nella pelle per quella cosa qua, perché il live in Kansas City di Rudy l'ho sbranato e ho ascoltato un milione di volte. Io l'ho intervistato a Jack Knight Blues, è un artista pazzesco, veramente piacevole da parlarci e da ascoltare. Quindi seguite Gabri, andate a vedere la sua pagina perché suonerà con Rudy Rotta, gli aprirà il concerto e sarà un'occasione per vedere due grandi artisti sullo stesso palcoscenico. Grazie. E quindi Gabri, io ti ringrazio di essere stato qui con noi. Grazie a te. Adriano, grazie. E devo fare, devo lanciare un pezzo, Silvia, che ci è stato richiesto. Lancialo. Pezzo dei Subsonica che si chiama Il cielo su Torino, che è una canzone molto bella. Stasera ci lasciamo con questo pezzo e, perché sono ormai le 23:55, il pezzo dura 5 minuti e allora ti saluto anche te, Silvia. Va bene. Ci vediamo martedì insieme a martedì. E grazie ancora, Gabri. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie anche a Clara. Grazie anche a Clara, veramente. E ci vediamo su Facebook, sul nostro gruppo per i commentini. Assolutamente. Subsonica, Il cielo su Torino. Questa canzone è stata richiesta da Maria Chiara, abbiamo detto.